Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, benvenute in un nuovo video, un video oggi tutto dedicato al make-up, perché andrò a mostrarvi i miei preferiti make-up dell'ultimo periodo. Non sono tanti prodotti, ma pochi ma buoni. I primi due prodotti che andrò a mostrarvi non sono proprio prodotti make-up, ma sono due aggeggi, due attrezzi per il make-up. Un pennello è una cosa fighissima, parto dal pennello. Il pennello è questo pennello di Eco Tools per la cipria. Ragazze, cioè, potessi farvi sentire la morbidezza delle setole di questo pennello. Cioè, è una cosa morbidissimo. Io un pennello così morbido non l'ho mai toccato, diciamo. Cioè, ragazze, correte a comprare questo pennello, è fantastico. Poi ha una forma stupenda, perché vedete che è abbastanza stretto, non è di quelli cicciotti ma molto largo, quindi per andare a mettere la cipria in modo naturale, non troppo polveroso, è fantastico. Io l'ho utilizzato anche per la terra, per andare a mettere la terra in modo anche qui naturale, molto così su tutto il viso, senza fare un effetto definito, ma per un effetto più abbronzato, tra virgolette. Fantastico. Costa non troppo, mi pare sui 12 euro. Io l'ho acquistato su Amazon, questo pennello, ma Eco Tools lo trovate anche sui siti che rivendono prodotti bio, sulle bioprofumerie e nelle bioprofumerie, credo. Anche da OVS mi sembra di averli visti. Questo pennello è fantastico, veramente morbidissimo e mette la cipria in una maniera favolosa. Ottimo. Il secondo prodotto fighissimo è una scoperta che... stupenda. L'avevo visto in un video. Ho detto, ma... Poi l'ho visto, ho detto, beh, però... però... Di cosa sto parlando? Sto parlando di questo aggeggino, che è una testina per il Clarisonic, ma è la testina per il fondotinta. È fatta in questo modo, è densa, ha le setole abbastanza lunghe, poi la andate a mettere sul Clarisonic, come le altre testine normali, la andate a fissare. Non dovete mettere il fondotinta sulla mano per andarlo a prendere, ma dovete metterlo sul viso. Io metto dei puntini sul viso a zone, quindi non so, parto magari dalla fronte, metto un paio di puntini sulla fronte e vado con il Clarisonic, lei gira a stendere il fondotinta. E poi proseguo, metto due puntini sulle guance, vado, due puntini sulla fronte, eccetera. Vi rende l'applicazione del fondotinta molto... non mi viene il termine in italiano, mi viene il termine in inglese... flawless, quindi molto leggera, come se proprio il fondotinta andasse a penetrare per davvero nella pelle, come se la vostra pelle fosse il fondotinta e non aveste applicato un fondotinta. Cioè, è fantastico. Poi stendete il fondotinta in un nanosecondo, molto stratificabile, perché questo tende un pochettino a mangiarsi il prodotto, quindi dovete poi andare, se volete una copertura maggiore, a ritoccare nelle zone dove volete, e quindi vi rende anche il fondotinta bello stratificabile, perché proprio va a farlo penetrare bene nella pelle. È fantastica. L'unica pecca, secondo me, è che un pochettino non è morbidissima, un pochettino punge, quindi in alcune zone non è proprio piacevole da utilizzare, soprattutto non nel contorno occhi, non la utilizzo perché sarebbe un po' troppo, ma anche solo nella zona vicino al contorno occhi pungicchia un pochettino. Però ragazze, è fantastica. Costa, mi pare, intorno ai 32 euro, una cosa del genere, come più o meno le testine del Clarisonic, quelle costano 26, questa costa leggermente di più, ma è meravigliosa. Vi fa un effetto veramente stupendo, stupendo, un effetto aerografo, ecco, un effetto aerografo. Quello è la definizione ideale, fantastica, 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 la sto adorando. Mi piace utilizzarla con fondotinta un pochettino più coprenti. Con i fondotinta a media-bassa coprenza non mi fa impazzire, perché appunto mi va a togliere un po' di coprenza. Ma con quel fondotinta un pochettino più pastosi o più coprenti, come ad esempio il Double Wear di Estée Lauder. Col Double Wear di Estée Lauder, ragazze, fa una cosa meravigliosa. Cioè, già il Double Wear dura l'eternità, applicato così vi dura due eternità, è meraviglioso. Con il fondotinta di Fenty Beauty mi piace, perché il fondotinta di Fenty Beauty, allora, a volte mi piace, fa un effetto pazzesco,
Altre volte fa un effetto orribile. Non ho ben capito, probabilmente è la mia pelle al di sotto che reagisce in maniera diversa, dipende un po' come è messa. Messo con questa testina invece fa un effetto meraviglioso, quindi ve la straconsiglio. Poi, un prodotto che ho acquistato l'anno scorso o un anno e mezzo fa, l'ho usato un paio di volte e poi ho detto, non mi piace. Ultimamente l'ho ripreso in mano e mi sono innamorata. Sto parlando della pomata per sopracciglia di NYX, la Tame and Frame Tinted Brow Pomade, la mia nella colorazione 01 Blonde. È questa, il packaging è carinissimo, il prodotto in questione è questo, la colorazione è questo biondo freddo, un biondo top che per me è perfetto e appunto è una pomata per le sopracciglia. All'inizio non mi era piaciuta perché l'applicazione con la pomata secondo me è meno veloce dell'applicazione con la matita, perché dovete stare molto più attente. Io la applico con un pennellino angolato, poca per volta, ne prendo un pochettino sul pennello, poi la scarico un pochettino sul tappo e vado proprio a definire le sopracciglia. Fa un effetto secondo me molto più naturale rispetto alla matita, perché riuscite proprio ad andare a sfumarla bene e non vi fa il tratto magari super definito della matita, ma è molto più naturale. Dura tantissimo anche questa, anche se sudate, anche se c'è umidità, non vi ritrovate con le sopracciglia colate assolutamente. È fantastico questo prodotto, il colore è perfetto, ci sono tantissimi colori adatti veramente a tutti i colori di capelli, tutte le tipologie di carnagione. Mi piace tantissimo, perché sì, magari ci vuole un attimino di più, un attimino più attenzione a fare le sopracciglia, ma poi l'effetto è meraviglioso. È un effetto super naturale, fantastico, fantastico, fantastico. Mi piace veramente tantissimo. E non dovete andare ad applicarne troppa, perché sennò vi fa un pochettino effetto pataccoso quando si asciuga, ma poco per volta ed è meravigliosa, ve la straconsiglio. Io ecco la prima e unica pomade che ho provato, non ne ho provate altre, non ho provato quella di Anastasia, quelle di Mulac o quelle di Nabla, no, ho provato solo questa e mi piace tanto. Poi, un rossetto favoloso ragazzi che ho usato tanto in questo periodo, è un rossetto di MAC, ve lo mostro anche se è una limited perché magari qualcuna riesce a trovarlo oppure ce l'ha o magari online lo ritrova, non lo so. È della linea Limited con Patrick Star, del cofanetto che era uscito poco tempo fa. Io avevo preso la colorazione più chiara, questo rossetto si chiama Sweet Mama Star ed è un Amplified. È un color nude, ma è il nude perfetto. È un nude stupendo perché non è troppo caldo, non è troppo freddo, non è troppo scuro, non è troppo chiaro. È veramente un nude perfetto, è il colore esatto delle mie labbra. È bellissimo, poi fa questo effetto che non è matte, perché ovviamente è un amplified, quindi è cremoso, ma non è... io ho un altro amplified di... ne ho due, altri due. Uno in particolar modo che è un rosso, che è proprio troppo morbido, tende un pochettino ad andare in giro. Questo assolutamente no, si fissa. Certo, non è un effetto opaco, non avrà la durata dei retro matte, però dura. È un colore, ragazze, che cosa vi devo dire, è stupendo. Poi ha questi riflessi luminosi, non so se potete notarlo, bellissimo, ma è proprio il colore. È un colore stupendo, è un nude fantastico, cioè un nude super bilanciato come colore, secondo me, perché non è veramente caldo, non è veramente freddo, è il giusto mix, è perfetto. È perfetto, è il nude perfetto se avete una carnagione chiara come la mia e delle labbra che non hanno un colore particolarmente pigmentato, labbra normali, diciamo. Fantastico, fantastico, mi piace tanto. Se dovessero rimetterlo o magari mettere un colore simile, o magari c'è un colore simile nella linea base di MAC, diciamo quella gamma permanente, non lo so. Io tra i rossetti che ho di MAC non ce n'è nessuno che ci assomiglia, nessuno. Ed è fantastico, ve lo consiglio se doveste trovarlo, ottimo. E poi una combo per la base di Too Faced, sono questi due prodotti della linea Pitch Perfect, che è appunto la linea per la base che è uscita di recente in casa Too Faced. Io l'ho acquistata tutta perché ho acquistato il primer, il fondotinta e la cipria. E ragazze, mi sono innamorata, anche la cipria è fantastica, anzi probabilmente avrei dovuto portare anche lei perché
tutti e tre insieme sono stupendi, però la cipria non l'ho ancora ben testata come il fondotinta e il primer. Il primer l'ho usato anche con altri fondotinta. È un primer che si chiama Cooling Matte Skin Perfecting Primer con pesca e crema di fico. Ha una profumazione ovviamente di pesca molto buona e anche un quantitativo più del normale perché sono 40 ml. Quando voi lo andate a mettere sulla mano ha questo color pesca, che poi però ovviamente diventa trasparente una volta applicato sul viso. È veramente rinfrescante perché dà questa sferzata di energia proprio al viso, dovuta anche probabilmente alla profumazione. Si assorbe subito, non è pesante, non è di quei primer super siliconici, super pesanti che secondo me danno fastidio. Questo, la sensazione non è particolarmente siliconica, non lo so se contiene siliconi, anche perché l'inci era scritto sulla scatolina, quindi non posso andare a leggerlo in questo momento perché l'ho buttata. Però è un primer meraviglioso perché fa veramente questo effetto rinfrescante, aiuta a tenere a bada la lucidità, perché l'ho testato facendo metà viso con il primer, l'altra metà senza primer, e la metà con il primer era più opaca e il fondotinta ero riuscita a stenderlo meglio. Aveva avuto una durata maggiore, era rimasto perfetto praticamente per tutto il tempo che l'ho indossato, quindi questo primer io ve lo consiglio. Non costa neanche tantissimo se considerate che sono 40 ml, ovviamente costa perché costa 30, passa i 30, comunque secondo me li vale tutti, assolutamente. Un altro prodotto della stessa linea che sto amando è il fondotinta. Il fondotinta è il Peach Perfect Comfort Matte Foundation, sempre con pesca e crema di fico. Qui dice di essere oil free, oil controlling, photo friendly e con una durata di 14 ore. La durata non lo so perché non l'ho mai indossato così tanto, ma fa un effetto meraviglioso. Io l'ho preso nella colorazione Snow, che è la colorazione più chiara, ma non è chiarissima, quindi non è proprio chiarissima, soprattutto è un pochettino calda. Io avrei preferito una colorazione un pochettino più chiara o comunque un pochettino più fredda. Questa è veramente un po' calda, però poi l'ho riuscita a sfumare molto bene sul viso, quindi non si nota neanche più. È fantastico. Cioè, è fantastico, fa un effetto meraviglioso. Innanzitutto ha una coprenza media stratificabile. Non aspettatevi un fondotinta che copre qualsiasi cosa, perché non è lui, non lo fa, non è un fondotinta coprente, ma è un fondotinta a proprio comfort matte, secondo me è la definizione giusta. È opaco, vi fa restare opache, ma non è quell'opaco polveroso, quell'opaco che rende il fondotinta magari un po' pesante sul viso, che lo sentite. No, è un fondotinta leggerissimo, si stende proprio in un nanosecondo col pennello, con la blender. Secondo me potete stenderlo anche con le dita, e riuscite benissimo a stenderlo. È comfort, è bellissimo da tenere indosso, non lo sentite minimamente, ma zero proprio. Fa un effetto perfezionante, perfezionatore della pelle, non entra nei pori, è fantastico. Cioè, io non ho niente da dire su questo fondotinta meraviglioso. L'ho aspettato in grazia che uscisse, perché ovviamente era uscito prima in America, e poi devo dire che quando l'ho provato è stato veramente amore. Sono tra l'altro 48 ml, quindi 18 ml in più di un classico fondotinta. Costa anche questo intorno ai 30 euro, ma anche qui li vale tutti, primo. E secondo, comunque essendo 48 ml, quindi è come se fosse praticamente un fondotinta e mezzo, il prezzo non è così alto. Diciamo che il rapporto quantità-qualità-prezzo è fantastico. Ottimo, 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 come ottima d'altronde la cipria e anche il blush, anzi ve lo mostro. Il blush di questa linea è in crema, io ho questa colorazione pesca rosata, è il blush che indosso, fa un effetto super luminoso che per l'estate è meraviglioso. Io l'ho applicato con la blender e poi sono andata a sfumare bene col pennello. Fa un effetto proprio
di colorito sano, di un colore che viene da dentro, non come se avesse applicato un blush. Anche lui mi piace, ma i prodotti che mi hanno rubato il cuore sono quelli della base, quindi primer, fondotinta e la cipria. Ottimi. Fatemi sapere voi come vi siete trovati, se avete provato questi prodotti, o se avete dei prodotti da consigliarmi, i vostri top in questo periodo. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!